qua. Un saluto particolare anche, ho visto che c'è il presidente della Cassa Naturale di Maceno, Mancuso. E quindi questo convegno sulla Parchi Politica Agraria Comune 2014-2020 l'abbiamo dovuto organizzare dando un taglio tecnico e avendo il piacere di avere qua il professore Angelo Fascarelli dell'Università di Perugia, professore di economia e politica agraria a Perugia, si occupa anche il direttore del Centro per lo Sviluppo Agricolo e Rurale, il CESAR, componente del Consiglio di Amministrazione dell'INEA. Quindi è una persona molto impegnata in questo settore della politica agraria comune e quindi sicuramente ci può dare tutta una serie di informazioni sull'applicazione, sulle opportunità, sulle prospettive della PAC 2014-2020. Un altro relatore che abbiamo invitato, che ho avuto il piacere di avere qua, è il dottore Ferdinando Giordano, che è stato a capo dell'ufficio del Trapani, che ho avuto il piacere di conoscerlo qualche anno fa. Adesso si trova a Palermo, è il direttore dell'area procedure e controlli del settore dogane della direzione regionale Sicilia. E quindi mentre il professore Fascarelli parlerà la PAC 2014-2020, i pagamenti diretti e gli effetti sulle imprese agricole, il dottore Giordano ci parlerà dell'attività delle dogane a difesa del Made in Italy. Cioè, questo l'abbiamo voluto fare come ordine perché riteniamo che oltre a una buona gestione dei fondi della Comunità Europea per l'agricoltura italiana e siciliana in particolare, secondo me è doveroso difendere i valori, i prezzi dei prodotti e quindi lottare alle sofisticazioni in tutti i modi, che una volta a Trapani, essendo la provincia di Trapani la città più abitata d'Europa, per sofisticazione si intendeva solo l'acqua e lo zucchero che diventava vino. Le sofisticazioni oggi, ci dirà sicuramente il dottore Giordano, sono molto altro, e quindi questo Made in Italy che funziona nel mondo, però purtroppo viene attaccato continuamente e quindi va difeso in maniera forte, perché io ritengo che se noi riusciamo a mantenere i prezzi dei nostri prodotti agricoli a livello dignitoso, e allora c'è futuro per l'occupazione, per gli imprenditori agricoli, per i tecnici e per tutta la collettività. Quindi l'importanza di questa della presenza dell'Agenzia delle Dogane in questo convegno, che ringrazio in maniera particolare. Poi avevamo impostato il convegno anche con la presenza a chiusura dei lavori dell'assessore all'agricoltura. Quando l'abbiamo pensato c'era l'assessore Cartabellotta, poi in questi giorni sapete tutti è cambiato assessore. L'assessore Reale si era messo a disposizione per partecipare, però oggi e domani assieme al direttore generale dottoressa Barresi hanno un incontro a Roma, un incontro fra Stato e Regioni, e quindi proprio sulla PAC, e quindi è stato delegato dall'assessore Reale il dottore Virruso, il capo dell'ufficio di Trapani, dell'ispettorato agrario, che tutti conosciamo, che è una persona molto competente e che sicuramente svolgerà il suo ruolo e ci onora della sua presenza qua oggi. E io che cosa voglio dire in sintesi? Che la politica agraria comune, appunto, come sappiamo, in maniera molto sintetica, devo dire questo perché diamo spazio al professore Fascarelli, che è meglio di me, potrà darci tutta una serie di notizie. Io ho appuntato alcune cose, cioè sappiamo che diciamo nell'arco tra il 2014 e il 2020 sono stati messi a disposizione dell'Italia 53 miliardi di euro, è una cifra consistente, 52% sono stati affidati ai pagamenti diretti, solo l'8% alle misure di mercato e il 40% allo sviluppo rurale. Nell'ambito dello sviluppo rurale poi
pure, ci sono gli stati membri che possono contribuire al 50% nel mettere le somme a disposizione. E quindi poi nell'ambito dello sviluppo rurale, diciamo, le scelte vengono fatte anche a livello regionale, e quindi l'importanza delle regioni, l'importanza regione per regione di come distribuire le somme. Io, in un intervento che mi riservo poi di fare dopo, quindi voglio spendere altre due parole, poi diamo la parola per un saluto al professore Giovanni Curandolo, nostro collega e presidente del Consorzio Universitario di Trapani, e poi ci saranno le relazioni appunto del professore Pascarelli e del dottore Giordano. E prima di dare la parola al dottore Virruso, vorrei parlarvi un pochino poi di quello che stiamo facendo come federazione e come CONAF, Consiglio Nazionale degli Agronomi, a livello nazionale, proprio sul PSR, e quindi le indicazioni che stiamo dando come categoria per snellire un pochino le procedure e per lavorare tutti in maniera più serena. Quindi questo poi lo diciamo successivamente. Quindi questi 52 miliardi, di cui il 52% appunto per i pagamenti diretti, 8% per le misure di mercato, 40% per lo sviluppo rurale. Fra le novità che abbiamo in questa programmazione, abbiamo che l'OCM è diventata unica. Da 21 OCM che vi erano precedenti, è stata uniformata in un unico OCM, e l'obiettivo è quello di stabilizzare i redditi e garantire i consumatori. Fra i grandi problemi però che abbiamo in ogni caso, vi è quello la perdita del potere negoziale lungo la filiera, che queste sono quelle misure che ci attanagliano, le pratiche commerciali sleali, come dicevo, la volatilità dei prezzi cresciuta dopo il 2005 con l'eliminazione delle politiche di sostegno dei prezzi dell'Unione Europea. Nel 2005 sappiamo tutti, abbiamo avuto in Italia anche quel fenomeno, per esempio per il settore vitivinicolo, del cartello dei prezzi. Vi ricordate quello che è successo allora in Puglia e anche in Sicilia? Proprio quell'anno c'è stato il finimondo a livello di prezzi delle uve. In quest'ultimo periodo più o meno stavano aumentando un pochino i prezzi, quest'anno forse ci sono di nuovo difficoltà, però bisogna fare in modo che bisogna valorizzare il più possibile. Sapete tutti, non abbiamo più le distillazioni, quindi 40 anni fa, quando sono nate le cantine sociali, era stato fatto molto, però poi, siccome c'era la possibilità della distillazione, non c'è stata la valorizzazione delle produzioni per come si sta facendo in questi ultimi anni. In questi ultimi 15 anni sono nate tutta una serie di aziende in Sicilia molto valide, l'abbiamo visto al Vinitaly ultimo anche, ma in tutti i Vinitaly degli ultimi 10 anni o 15 anni, man mano c'è sempre una crescita costante della presenza delle ditte siciliane. Però bisogna pur dire che ci sono aziende in Sicilia che realizzano un reddito a due cifre. Spesso purtroppo queste aziende sono private, quindi magari i produttori ne vedono poco di questo reddito, cosa che dobbiamo fare. Cioè fare in modo che devono crescere sempre di più le aziende dell'interesse dei produttori, quindi lo sviluppo di cantine sociali, ce ne sono tanti per la verità, però che devono fare veramente gli interessi dei produttori, perché tante strutture adesso, oltre a vendere il vino sfuso, imbottigliano, commercializzano bottiglie, lo devono fare sempre di più, e nell'interesse dei produttori. Questo secondo me è un fatto importante. Quindi, per quanto mi riguarda, la presenza dell'Agenzia delle Dogane qua in questo convegno è quello di dire che noi abbiamo degli ottimi prodotti. In Sicilia, in provincia di Trapani, abbiamo realizzato nel settore dell'olio, abbiamo le top, e abbiamo dell'olio di oliva che può competere a livello mondiale con noi, i mercati mondiali. Però dobbiamo fare in modo che deve competere con l'olio e non con altri prodotti. Così come il nostro vino prodotto dalle nostre uve deve competere con il vino e non con altri prodotti. Quindi, in via parallela, ritengo che sia
i fondi della Comunità Europea, sia i controlli e la difesa del Made in Italy, come ci parlerà sicuramente il dottore Giordano, cioè queste due cose vanno assieme e quindi da parte di noi tecnici c'è la necessità di conoscere la legislazione, le normative che circolano attorno a noi. Dobbiamo applicarle, dobbiamo poi intervenire, avere un ruolo sicuramente come abbiamo sempre avuto nell'ambito dello sviluppo rurale, che poi ne parleremo verso la fine poi ulteriormente del convegno. E quindi io mi fermo qui per adesso e do la parola al professore Giovanni Muratolo per un saluto che, come ripeto, sapete tutti, è un nostro caro collega che ringraziamo anche per averci dato una mano ad avere questa sala in questo momento. Grazie. Buonasera a tutti, io sono particolarmente felice di essere qui stasera con voi, perché oltre a essere a casa mia, perché io rappresento il Consorzio Universitario di Trapani, ma ho il piacere di avere qui l'ordine professionale che io ho rappresentato per 6 anni come presidente e altri 2 come segretario, per cui un pezzo di storia che ho vissuto per l'ordine di Trapani mi appartiene, perché così come mi appartengono gli amici che sono qui stasera con me, che hanno la mia età, che sono certamente Camillo Lavagna, Gia Ferrarella, il nostro valorosissimo Giuseppe Burgassi, che nonostante la sua veneranda età sembra sempre un giovanotto. Questa è una cosa straordinaria che io sempre ti riconosco, la sua passione per l'agricoltura che non è mai tramontata. Poi vorrei salutare Bartolo Di Ruso, il capo dell'Ispettorato Agrario, e vorrei salutare il presidente Mancuso della BCC di Pacheco, che tra l'altro è anche socio della BCC di Pacheco, del Consorzio Universitario di Trapani. E poi un saluto anche a Dino Bellussi, che sempre l'ho conosciuto come l'agronomo veneto venuto in Sicilia, si è innamorato, oltre che una ragazza siciliana perché se l'è sposata, si è innamorato anche di questa terra e su questa terra ha fatto anche le sue scommesse portando sempre novità. Questo l'ho seguito per una serie di percorsi che ci hanno visto insieme. La cosa che volevo sottolinearvi oggi è questa: voi siete in questa sede universitaria, ma questa sede universitaria, per chi non ne ha completamente conoscenza, ha una sede voluta 40 anni fa dalla Rotary Club di Trapani, e un sogno che si realizzò poi alla fine negli anni 90 quando fu fatto di fatto il decentramento dell'Università di Palermo. Un percorso importante iniziato per questo territorio. Oggi abbiamo qui una realtà universitaria di 1500 studenti, abbiamo 3 facoltà consolidate, una delle quali è unica, certamente, ci appartiene alla nostra categoria, viticoltura ed enologia. Viticoltura è un fiore all'occhiello perché è l'unico corso di laurea a sud di Napoli che esiste, non ce ne sono altri, ma non esiste solo la laurea triennale, per chi non lo sapesse, ma noi gli enologi escono solo dopo 3 anni, ma noi abbiamo fatto una cosa in più, all'Università di Torino abbiamo fatto una laurea di biennale specialistica, perciò i nostri enologi si laureano con il doppio Ateneo, Ateneo di Palermo e Ateneo di Torino. Questo progetto che io stesso ho seguito e l'ho portato in porto è una delle cose importanti che ritengo di avere fatto per questo territorio. Altra cosa importante che volevo sottolineare, credo che anche la storia di questa università appartiene certamente a questa città. Pensate che Carlo V nel 1500 disse che Trapani doveva avere la sua università, e tra le facoltà che lui immaginò di avere a Trapani ci fu quella di giurisprudenza, che ancora oggi è qui. Giurisprudenza è in questa sede universitaria, che è particolare, importante, con le sue caratteristiche, così come la biologia del mare, che è diventata una dei fiori all'occhiello di questa università. L'altra cosa importante che volevo sottolineare dopo l'argomento che noi stiamo trattando oggi è certamente questa accensione dell'attenzione da parte del Presidente Pellegrino, e ringrazio anche per la partecipazione il professore Angelo Frascarelli del Dipartimento Università di Perugia, che è venuto a parlarci della PAC, e poi anche il dottore Ferdinando Giordano. La cosa che volevo sottolineare, perché naturalmente io come agronomo non posso fare altro che condividere alcuni ragionamenti che verranno fatti, mi auguro alcune analisi anche critiche che saranno fatte sulla PAC.
se ci sono dei nomi nuovi, c'è un sistema che fa spacchettato, da un altro si parla di greening, si parla di novità riorganizzate. Io spero che stasera, naturalmente, dei relatori avere fatta più luce. Quello che ci preoccupa di più quali cos'è? Il fatto che gli agricoltori si trovano ogni giorno con una difficoltà continua di avere riconosciuti i prezzi che possono ristorare le loro fatiche, tanto è vero che proprio voi sapete non esistono, esistono sempre prezzi sempre impicchiati. L'olio di oliva, per esempio, l'obiettivo degli ultimi dati statistici è arrivato alle stesse quotazioni che se l'hanno in Tunisia e abbiamo qui a Trapani, per cui non c'è alcuna differenza. L'altra cosa strana che sta accadendo è che da una parte noi vogliamo inserire le aziende sul mercato, ma molte volte pensiamo alla internazionalizzazione delle aziende. Io sono convinto che alcuni ragionamenti vanno ripresi, perché non c'è dubbio che noi forse abbiamo perso di vista un percorso identitario della nostra agricoltura, sulla quale andrebbe fatta una scommessa. Allora, se si parla di paesaggio, di agricoltura, di storia e di come la storia può essere trasformata in un prodotto attraverso un racconto che ci appartiene, è probabile che questo percorso forse va ripreso, e certamente va ripreso attraverso un'analisi più attenta. La nuova PAC ha queste attenzioni per noi, per la nostra agricoltura, perché la Sicilia, ci sono dei ragionamenti troppo generalisti che secondo me sono stati fatti sulla nuova PAC. Allora io credo che il professore Trascarelli avrà modo di affrontarli meglio e di spiegarci come è possibile misurarci con queste nuove opportunità, tra virgolette, che ci vengono date dalla nostra agricoltura. Io vi ringrazio, buon lavoro a tutti, grazie. Grazie professore Curato, lo diamo una